Passiamo ora all'interpellanza urgente 2039, onorevole Bernini ed altri, sui chiarimenti circa l'effettiva consistenza del flusso dei visitatori di Expo 2015. Prego, onorevole Bernini, per l'illustrazione. Grazie Presidente e grazie Sottosegretario. Expo Milano 2015 è l'esposizione universale che ha avuto il via il 1 maggio 2015 e che terminerà il 31 ottobre 2015. La manifestazione, il cui incipit è del 2008, era partita come un progetto faraonico che avrebbe dovuto parlare di alimentazione sostenibile e nutrizione con il dichiarato obiettivo di promuovere e garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli nel rispetto del pianeta e dei suoi equilibri. Per non parlare poi delle prospettive occupazionali. Tutti nobilissimi obiettivi che ai noi però sono miseramente falliti, tanto che a mio modesto parere, non azzardato, si dovrebbe parlare di un vero e proprio ex flop all'italiana. Un ex flop nel quale abbiamo ritrovato tutti gli ingredienti del circo del malaffare e del malgoverno made in Italy. Ed è questo, purtroppo, il made in Italy che ancora una volta siete stati in grado di mostrare al mondo intero. Una fiera dell'inefficienza, dello spreco, con 80 tonnellate al giorno di rifiuti e molto spreco alimentare, viste le 400 tonnellate giornaliere di cibo che si consumano. Una fiera della corruzione e delle promesse mancate. Expo 2015, che dovrebbe promuovere nuovi e confacenti stili di vita fondati sulla condivisione delle risorse tra i popoli, nasce e si sviluppa attraverso diffusi fenomeni di corruttela, su cui già da tempo sta indagando la magistratura italiana. Il quadro dei fenomeni corruttivi è allarmante e i reati ipotizzati sono numerosi. Associazione a delinquere, corruzione, turbativa d'asta, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, nonché rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio. Ma a ben vedere le caratteristiche del flop erano già tutte delineate in principio, a cominciare dai luoghi, dalla struttura e dai costi. Non mi dilungo perché i dati sono già presenti in rete. Basti dire che l'Expo è stata l'ennesima occasione per la speculazione ed un consumo di suolo inaccettabile, con colate di cemento ed il solito valzer di poltrone, accompagnato da traffico degli appalti, tangenti, indagati e arresti eccellenti. Questo è il made in Italy che volete rappresentare in tutto il mondo? Una montagna, poi, di denaro pubblico. Si parla infatti di circa 15 miliardi di euro, di cui 11 miliardi per le opere connesse ad Expo e 4 per la realizzazione del sito di Expo. Soldi che ancora una volta non sono serviti ad arricchire le comunità locali, ma i pochi e già facoltosi soliti noti. L'Expo avrebbe dovuto portare alla ribalta i concetti di sovranità alimentare, biodiversità, filiera corta, innovazione, eccetera, ma di fatto hanno trovato spazio le solite multinazionali che con il loro operato in ambito alimentare impoveriscono il pianeta per il proprio esclusivo profitto. Niente di più distante da un'etica della produzione e del consumo alimentare in equilibrio con l'ambiente e la salute di tutti. Ecco perché è un ex flop. Iniziativa nata male in linea con quella che è la peggiore tradizione italiana sulle grandi opere e che sta finendo peggio, con un numero di visitatori al di sotto delle stime che non consentiranno il rientro dei capitali pubblici investiti. E quali erano le stime trionfalistiche di questo governo? 140 paesi partecipanti, 20 milioni di visitatori attesi, un indotto stimato di più di 50 miliardi, crescita del PIL per il 2015 tra lo 0,1% e lo 0,4%. A nulla sono valsi gli sforzi del governo e del ministro dell'Expo Martina, ministro dell'Expo perché non si è visto né sentito su questioni agricole preminenti come la questione del corpo forestale dello Stato o dell'IMU agricola. Il ministro dell'Expo Martina, appunto, per pompare l'evento ha tentato il tutto e per tutto, come le email che in questi mesi hanno inondato gli account dei pensionati, del personale della scuola e di tutti i dipendenti pubblici, nelle quali si promettevano offerte vantaggiose per gli ingressi, in alcuni casi addirittura con sconti comitiva presso la catena McDonald's, che nonché la pubblicità su treni, taxi, aerei, navi, stazioni, aeroporti, macchinette distributrici, eccetera, eccetera. Ma venendo all'oggetto specifico di questa interpellanza, diciamo subito che l'obiettivo dichiarato per la riuscita della manifestazione era il raggiungimento di una quota di visitatori di 20 milioni di persone. Sottosegretario, mi dice se in merito a questo dato ci stiamo sbagliando, cortesemente? Una cifra fondamentale per il successo dell'iniziativa.
internazionale, sia dal punto di vista del rientro economico dei soldi pubblici, ovvero dei soldi dei cittadini, che da quello del raggiungimento dell'obiettivo culturale, ovvero di rappresentare una vera piattaforma di confronto di idee e di soluzioni condivise sul tema dell'alimentazione che stimoli la creatività dei paesi. Tra l'altro, sottosegretario, ci potreste dire quanti sono stati i visitatori provenienti dal terzo mondo? L'iniziativa non doveva servire anche a trasmettere ai popoli in via di sviluppo nuove tecniche agronomiche per fronteggiare la fame nel mondo? Cosa avete fatto per agevolare la partecipazione ad Expo di queste realtà? Non si doveva nutrire il pianeta? Dall'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano di luglio, mese nel quale abbiamo presentato l'interpellanza, il numero di visitatori di Expo Milano 2015 risulta essere inferiore a quello dichiarato dal commissario unico delegato del governo per Expo Milano 2015, nonché amministratore delegato di Expo 2015 S.p.A. Giuseppe Sala, che appunto nel comunicato del 9 luglio 2015 aveva diffuso una cifra per i due mesi di apertura di 6,1 milioni di visitatori. Secondo l'indagine giornalistica di cui prima, basatasi su numeri registrati con precisione millimetrica dai tornelli, che comprendono anche gli addetti, chi lavora nel sito, gli operatori professionali, il personale dei padiglioni, i volontari, i vigilanti e gli omaggi, almeno 10.000 persone al giorno, i visitatori reali non risultano essere più di 1,6 milioni a maggio e 1,8 milioni a giugno, ovvero meno di 3 milioni e mezzo nei due mesi. Alla luce di queste misurazioni, e dato che Expo S.p.A. ha ipotizzato che nei primi due mesi si arrivasse al 36% dei visitatori totali, questi dovrebbero essere, nei sei mesi dell'esposizione, 11 milioni, ben al di sotto dei 20 milioni previsti. Se i visitatori saranno meno della metà di quelli previsti, e dato che il costo del biglietto è stato di molto ridotto dalla politica di sconti fin qui attuata, il 15% degli ingressi totali avvengono dopo le ore 19, con un costo del biglietto, mi pare, di 5 euro, appare plausibile il rischio che gli incassi degli ingressi non saranno sufficienti a garantire il rientro dei capitali pubblici investiti. Ora, passato il mese di agosto, sempre dal Fatto Quotidiano, apprendiamo di nuovi annunci trionfalistici del commissario unico delegato del governo per Expo, che ancora puntualmente vengono smentiti dai fatti. Stando ai dati reali, è vero che c'è stato finalmente ad agosto un aumento dei visitatori, però non sufficiente a ribaltare la situazione consolidata nei primi tre mesi. I visitatori di agosto sarebbero 3,2 milioni, a cui vanno sottratti 300.000 ingressi di chi lavora nell'area, visitatori veri 2,9 milioni, mentre il commissario Sala ne dichiara 3,3 milioni. E siamo comunque sotto l'obiettivo. Agosto, nelle previsioni di Expo, doveva avere 3,9 milioni di visitatori. La delusione è ancora maggiore se si fanno le somme con i mesi precedenti. Le cifre rilevate dalla testata giornalistica sono le seguenti: 1,9 milioni di ingressi a maggio, 2,2 milioni a giugno, 2,2 a luglio, fanno 6,3 milioni, a cui si aggiungono i 3,2 milioni di agosto, totale 9,5 milioni in quattro mesi. Quindi, gli 11,5 milioni citati da Renzi al meeting di Rimini sono un'invenzione. Anche sperando in un grande successo di settembre e ottobre, appare molto difficile arrivare ai 20 milioni di cui si parla ora come obiettivo di fine evento e perfino ai 18 milioni, cifra che adesso circola come nuova soglia dell'asticella, che è stata ulteriormente abbassata. Ricordo che all'origine si parlava addirittura di 24 milioni di visitatori. Non dobbiamo sottacere poi che per ottenere il miglioramento di agosto, che è notoriamente il mese delle ferie estive, è stata adottata una politica di sconti che rasenta la svendita. Pacchi di biglietti invenduti sono pronti per essere quasi regalati, o proprio regalati, negli ultimi due mesi. Ingressi gratis ai pensionati, anche a settembre, biglietti omaggio a chi compra voli all'Italia per qualunque destinazione, promozioni su Groupon, tre biglietti al prezzo di due, e poi super promozioni con due biglietti a 39 euro, il prezzo di uno, uno a 10,60 euro, oppure ticket regalati come premi da Coop, Benet e Selunga. Per non parlare delle pubblicità ed Expo sul messalino di alcune chiese. Vogliamo ricordare
che i compiti del commissario unico delegato del governo per Expo Milano 2015 e amministratore delegato di Expo 2015 S.p.A. sono importanti e fondamentali per la riuscita di Expo 2015, in quanto vigila sull'intera organizzazione di Expo Milano 2015 con poteri sostitutivi per la risoluzione di eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse all'adesione dei partecipanti o al regolare svolgimento dell'evento. Partecipa alle riunioni del CIPE riguardanti le decisioni strategiche per Expo Milano 2015, riferendo ogni 3 mesi ed esponendo quindi al Presidente del Consiglio ed esponendo quindi anche al Consiglio dei Ministri lo stato di attuazione e l'organizzazione generale dell'evento e ha il compito di attivare tutti gli strumenti per la completa realizzazione del progetto con poteri di deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, immediatamente efficaci e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Quindi un grande potere a cui corrisponde però anche una grande responsabilità politica. Per questo ci rivolgiamo oggi a voi per chiedervi e conoscere, visto che siamo molto preoccupati di questo stato di cose e del rimpallo di cifre, vi chiediamo il numero esatto, quindi ufficiale, di visitatori ad oggi e quelli previsti a conclusione dell'iniziativa. Per quale ragione, le chiediamo, il commissario Sala ha dichiarato un numero errato di visitatori in tutti questi mesi? Ma poi, terza domanda, terzo quesito, ma non si poteva sul sito di Expo inserire un contatore automatico collegato direttamente ai tornelli che potesse dare in tempo reale il numero di visitatori di Expo, visto che nelle attese sarebbe stata un'iniziativa di sicuro successo? E infine, come intendete rientrare degli investimenti pubblici frutto delle tasse dei cittadini, ricordiamolo sempre, qualora il trend negativo di visitatori dovesse essere confermato? Grazie. La ringrazio onorevole Bernini. Sottosegretario di Stato Umberto Del Basso De Caro, facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Credo in premessa sia opportuno rilevare che sul fronte della trasparenza la società Expo 2015 S.p.A. ha reso pubblici sia i dati relativi ai biglietti emessi con sigillo fiscale dalla piattaforma ticketing di cui si è dotata, sia quelli relativi agli accessi registrati dai sistemi di lettura digitali alle entrate del sito espositivo. Sul sito della società sono disponibili i dati relativi agli accessi quotidiani al sito espositivo, mediante pubblicazione con cadenza settimanale. Gli ingressi registrati dalla società a fine agosto sono stati di 12.200.000 cittadini, di cui 3,3 nel solo mese di agosto. La prima settimana di settembre ha altresì registrato 900.000 ingressi. Alla luce di tali dati, la società Expo ad oggi conferma che gli ingressi alla manifestazione sono in linea con l'obiettivo prefissato di visitatori. Per quanto riguarda i biglietti serali, la società conferma che si attestano intorno al 12% del totale e che tale previsione era già stata contemplata nell'ultimo piano industriale. La stessa Expo S.p.A. precisa che i costi aziendali risultano allineati alle previsioni di spesa. Con riferimento a quanto esposto in premessa dagli interpellanti, ricordo che i fenomeni corruttivi che vengono richiamati non risulta abbiano direttamente coinvolto il commissario unico delegato del governo. Proprio per prevenire ulteriori irregolarità, il governo ha dato pieni poteri di vigilanza all'Autorità Nazionale Anticorruzione, guidata dal presidente Raffaele Cantone. E grazie all'azione svolta dall'ANAC si è creato un vero e proprio modello Expo per il contrasto alla corruzione e per la trasparenza degli appalti, riconosciuto come buona pratica anche a livello europeo dall'OCSE. La ringrazio. L'onorevole Silvia Benedetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego. Grazie Presidente. Il fatto è questo, che la risposta del sottosegretario lascia comunque insoluti alcuni aspetti di quello che noi abbiamo richiesto. Perché? Perché ad esempio lui ha riportato
I dati di Expo S.p.A. per quel che riguarda gli ingressi digitali. In realtà, poi, se io vado a vedere, a luglio lo stesso Sala spiegava, okay, in commissione a Palazzo Marino a Milano, diceva: ho cercato di spiegare perché è difficile calcolare con esattezza gli ingressi, un po' per il caldo i sistemi tendono a non funzionare, quando c'è resta tendiamo a far passare tutti sotto il controllo radiogeno ma non sotto la lettura digitale del biglietto, poi la lettura cartacea è più facile di quella su supporti digitali. Quindi, anche ammettendo che Expo S.p.A., la società, abbia messo online gli ingressi digitali, ci domandiamo allora chi stia dicendo una cosa diversa dalla realtà. O gli ingressi digitali sono sempre stati registrati, oppure c'è stato un ammanco di registrazione. Al di là dei numeri degli ingressi, poi lei comunque dice sì, chiaramente per rientrare con i costi abbiamo calcolato nel guadagno insomma finale di questo evento che comunque il 12% del totale è costituito dagli ingressi serali a 5 euro che comunque erano già preventivati. Io sinceramente, se vado a vedere, non ci sono solo quelli, tipo c'è i biglietti omaggio per entrare all'Expo di Milano da parte di tutte le regioni. Posso fare un esempio, c'è l'Emilia Romagna che aveva allegato un invito firmato dal presidente della regione Stefano Bonaccini, che invitava tutti i consiglieri regionali a recarsi, oppure le 45.000 attestazioni rilasciate dall'INPS e questo a settembre a pensionati e lavoratori, che proseguiva l'iniziativa di in agosto insieme all'Expo e che prevedeva appunto la visita gratuita di Expo Milano 2015, oppure il comune di Ribido San Giacomo, 25 euro per la visita compreso il trasporto con un bus. Il biglietto tra l'altro serale a 5 euro, sì, era previsto nel conteggio, ma dal 29 agosto è anticipato l'ingresso serale, quindi è anticipato alle 18, quindi probabilmente l'impatto economico sul conto finale sarà diverso, non sarà quello preventivato, anche perché era alle 19 all'inizio. Il pass stagionale è in vendita a prezzo scontato a 75 euro, oppure ancora sconti da un minimo del 10% ad un massimo del 32% nel giorno di Ferragosto da parte della Trenord. Oppure ancora, da sabato 27 giugno parcheggiando nell'area di sosta di Arese, eccetera, eccetera, venivano dati appunto dei biglietti omaggio serali, potevano essere due o uno a seconda dei parcheggi che venivano scelti. E poi un'altra cosa, nei mesi di luglio-agosto i centri estivi per ragazzi e per anziani prevedevano un prezzo d'ingresso ridotto a 10 euro. Quindi non è solo la questione dei biglietti con ingresso serale a 5 euro, ci sono molti altri sconti come possiamo vedere. Quindi io vorrei rimarcare questa cosa, cioè non dimentichiamo che Expo... un'altra cosa mi ha incuriosito, tra l'altro, lei è qui oggi a rispondermi con delle cifre. In realtà La polemica non è una polemica, è una richiesta giusta di informazioni, pardon. Questa richiesta giusta di informazioni nasce a luglio, quando si notava appunto una discrepanza tra i dati, pochi dati che venivano forniti. E la cosa che mi ha colpito è che nelle agenzie di luglio fino a fine agosto non si parla di dati, cioè è una sorta di tabù, si cerca sempre di deviare la questione. Sì, ma non sono importanti i dati di ingresso, è importante l'iniziativa culturale, che anche qui, volendo fare un appunto, si parla di 500.000 firme della Carta di Milano, che dovrebbe essere quella che determina appunto il post-Expo e l'impegno culturale di questa manifestazione, però 500.000 firme mi sembrano un po' pochine relativamente ai 12 milioni di visitatori che ci sono stati e che lei ha detto poco fa. Quindi anche a livello culturale mi sembra che non ci siamo tanto. Al di là di questo, comunque, il discorso è, dopo agosto cominciano a snocciolarsi dei numeri reali, e allora, visto che i numeri erano un po' più incoraggianti, hanno pensato bene di specificarli anche giorno per giorno alle agenzie. Il 31 agosto 111.000 visitatori, il 1 settembre 101.000, il 2 settembre 104.000. Io vorrei vedere il 1 giugno, il 7 luglio, vorrei vedere anche gli altri giorni, se sono così esatti, oppure se semplicemente si cerca di deviare l'attenzione su altro. E, appunto,
Il discorso degli ingressi è importante per noi perché siamo in un periodo di crisi, perché per fare questa Expo ci sono stati dei sostanziosi investimenti da parte dello Stato italiano, da parte del Comune di Milano, da parte della Regione Lombardia. Per quel che riguarda lo Stato italiano, dunque abbiamo 2 miliardi di euro spesi per edifici e padiglioni, tra l'altro li possiamo trovare nei riferimenti normativi dello Sblocca Italia, del decreto del fare, eccetera, e poi 15,8 miliardi di opere infrastrutturali, che oltre a contribuire al fantastico consumo di suolo che in Italia raggiunge cifre astronomiche, abbiamo anche queste appunto spese pubbliche e mi sembra il minimo che si rassicuri in ogni momento il cittadino del fatto che questi soldi rientreranno ampiamente e non andranno ulteriormente a gravare sulle tasche dei cittadini che si trovano in un periodo di crisi, affrontano la crisi tutti i giorni, molti di loro proprio per questa crisi non hanno potuto partecipare a Expo 2015, appunto quantomeno è dovuto avere rassicurazioni precise sul fatto che i soldi pubblici non verranno sprecati. Grazie. La ringrazio, onorevole Benedetti.